dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Gubitosa, come dobbiamo leggere questa mossa di Giuseppe Conte? È davvero tutta studiata e preparata a tavolino, come sostiene Brunella? In realtà le cose sono molto più semplici e sono sotto gli occhi dei cittadini. Cioè non è che è stato premeditato un qualcosa, una narrazione. C'è un contesto politico a Bari, travolto da un'inchiesta giudiziaria per reati gravissimi, lo avete detto voi, voto di scambio, compravano i voti, e il Movimento 5 Stelle non ha fatto altro che dire: vogliamo discontinuità, trasparenza, serietà, no a capi bastone che ricattano il partito, no a grandi portatori di voti che ricattano il partito, e ci siamo imposti su una linea della trasparenza. Ma cosa dovevamo fare? Cioè, io credo che sia nel nostro DNA e dovrebbe esserlo nel DNA di tutti i partiti. Dopodiché, sempre a chi in studio dice che il Movimento 5 Stelle vuole rompere con il PD in logica di una strategia elettorale che ci porta alle europee. Non è vero, noi ragioniamo sempre caso per caso, territorio per territorio, ed è per questo che non abbiamo accordi strutturali, e la nostra buona fede sta nel fatto che nelle ultime 48 ore, mentre a Bari stiamo avendo questi problemi, ad Avellino, che è la mia città, dove comunque abbiamo avuto dei problemi con capi bastone, con grandi portatori di voti che volevano minacciare la segreteria del PD o con noi, oppure mandiamo tutto all'aria o ci candidiamo con la destra, la realtà è che invece ad Avellino il PD ha avuto la forza di andare in discontinuità, e il campo giusto, a voi giornalisti piace chiamare campo largo, ma il campo giusto ha avuto invece una visione unica su un candidato che si chiama Antonio Gengaro, e insieme andremo alle elezioni per vincere le amministrative della città di Avellino. Quindi se ad Avellino abbiamo chiuso, ed è una città di tutto rispetto, e a Bari abbiamo dei problemi, significa che il Movimento 5 Stelle ha una linea chiara, coerente, trasparente in tutta Italia, e dove il PD non riesce a risolvere i propri problemi, se vuole possiamo come Movimento 5 Stelle dare una mano a mettere da parte i grandi ricattatori, capi bastoni, portatori di voti che la stessa segretaria Nischlein, quando ha vinto la segreteria, ha detto che voleva fare fuori. Ci saranno incontri tra Giuseppe Conte e Nischlein nelle prossime ore? Guardi, io questo non lo so, non sono a conoscenza di incontri, quindi non le posso rispondere su questo. Guardi, noi siamo un movimento politico che mette al centro l'agenda dei cittadini. A noi interessa sapere cosa farà questo governo per la benzina che è andata sopra i 2 euro. Ci interessa sapere come mai questo governo ha deciso di fare cassa sulla sanità. E in un servizio che le è lanciato l'abbiamo visto. Dopo cosa significa fare cassa sulla sanità. Ha fatto cassa sui pensionati, ha fatto cassa sulle aziende, e ha preso questi soldi e cosa ne ha fatto? Una campagna elettorale per Salvini, che ha ipotecato un ministero con 15 miliardi per un ponte sullo stretto. Poi cosa ha fatto più? Non ha tassato le banche per miliardi di euro che potevano andare alla fascia debole del paese, e quindi ha fatto una mezza tassa sulle banche e ha dato la possibilità alle banche di non tirare fuori i miliardi. Ecco, noi diciamo che siamo per questo, siamo per i cittadini, capire cosa fare per i temi dei cittadini su cui ci sono grandi problemi oggi. No, guardi, innanzitutto il collega, se è preoccupato per ciò che è successo a Bari, allora rimettesse mano immediatamente sulle intercettazioni e sulla riforma della giustizia, perché non sta facendo altro che affossare sempre di più il lavoro che faranno i magistrati, quindi indeboliranno sempre di più l'azione della magistratura, perché se a Bari i magistrati hanno potuto lavorare bene è stato anche grazie alle leggi del Movimento 5 Stelle, quindi a quello che noi abbiamo fatto per rafforzare gli strumenti dello Stato contro questi delinquenti. Mentre invece questo governo sta accarezzando i delinquenti, depotenziando il potere della magistratura. Dopodiché, ancora, io non so se avete ben compreso cosa sta dicendo il collega, cioè di mettersi insieme non per vincere solo le elezioni, che è sbagliato anche quello, mettersi insieme per vincere le elezioni è gravissimo, ma mettersi insieme per mantenere la poltrona al governo, altrettanto grave e sbagliato. Bisogna mettersi insieme su un tema
Cosa volete fare per la fascia debole del paese? Siete d'accordo su questo tema? Sì o no? Il reddito di cittadinanza, caro collega, io c'ero, vi abbiamo chiesto. Questo è quello che vogliamo fare per la fascia debole del paese. Vi sta bene? Chi ci sta bene? Sì o no? Sì, e andiamo avanti. È il tema che deve essere il faro, non la voglia di avere la poltrona al governo o la voglia di vincere. Perché voi avete vinto le elezioni mettendovi insieme per vincere e basta, e state litigando tutti i giorni. Avete litigato per la terza poltrona dei governatori, avete litigato per il ponte, state litigando per l'autonomia differenziata. Come dire, c'è un tempo limitato e tanti ospiti da far parlare. Soffre, e voi avanti. Litigate. Noi queste cose qui non le faremo mai. Ci mettiamo d'accordo prima per non litigare dopo. E se poi qualcuno cambia idea sul tema, come avete fatto voi, ad agosto andate al papete e fate cadere i governi. L'abbiamo già visto. Quando non siete più d'accordo su quello che avete firmato per i cittadini, mandate allora, tutti quanti a casa. Quindi dopo arrivo anche da Ciocca per farla replicare. Volevo fare una battuta velocissima. Non entro nel comizio, Volevo rendere semplice una cosa che è gravissima. Cioè il fatto che è successo a Bari è risolvibile con un atto semplicissimo. Sì. Come si fa a documentare il voto di scambio? È perché in cabina elettorale ci entra il cellulare. Cioè è il cellulare che non deve entrare in cabina elettorale. Se noi controlliamo l'ingresso dell'elettore in cabina elettorale senza il cellulare, il voto di scambio non verrebbe documentato e di conseguenza non ci sarebbe. Quindi non c'è bisogno della magistratura, dei costi. No, mi lasci finire, porti pazienza. Ma non sia perennemente maleducato. Io sempre alle 8.59 devo chiudere, abbiate pazienza. Mi perdoni, ma lei non è un comitato sulla riforma della giustizia. Ma scusi, chi ci sta guardando... L'idea che abbiano governato insieme per un anno è significativa. Non mi renda le cose difficili e le cose semplici. Se vogliamo risolvere questo problema... Basterebbe togliere lo strumento che serve a chi si fa pagare sul voto. Abbiamo capito. Per dimostrare per come ha votato. Però ora lei mi deve far dire una cosa. Perché quindi il collega sta dicendo, dottoressa, un secondo solo. Il collega sta dicendo che noi combattiamo la mafia, il voto di scambio, la corruzione, le turbative d'asse, tutte quelle cose gravi, non portando il cellulare nella cabina. Però togliendo le intercettazioni e interpretando la magistratura, viene documentato con una fotografia. Bene, se lei ferma la fotografia, faranno giudicare. Quello che ha detto lei è quello credo che stia parlando dell'ultima propaganda. Adesso però c'è un elemento dubitosa. Voglio sapere anche da lei cosa pensa anche rispetto a questo appello, a quello che ci ha detto il professor Garattini. Guardi, qui il punto è uno solo. Questo governo ha tradito tutte le aspettative e deluso milioni di italiani, tutti gli italiani. E dico anche il perché. Perché è inaccettabile che dopo 2 anni di governo, su ogni tema in crisi che riguarda i cittadini, questo governo dà sempre la colpa agli altri. Le faccio qualche esempio. Aumentano i migranti? Loro avevano promesso che con il blocco navale si risolvevano tutti i problemi, aumentano i migranti e la colpa non è loro, della loro incapacità, ma dei mercenari. Non riescono a fare le misure adeguate per questo paese? Non è colpa loro perché non vanno a tassare le banche, ma dicono che è colpa del superbonus. Sulla sanità. Ora, il collega ci vuole far credere che la colpa di questi disastri non sia la loro, che hanno ridotto gli investimenti in sanità, quindi fatto cassa sulla sanità, ma è colpa solo dell'Europa, perché poi nel patto... Ecco, ma questo governo, la domanda che faccio stamattina è: quando inizierà ad assumersi le proprie responsabilità? Cioè noi possiamo assistere sempre a questo governo che su ogni cosa dà la colpa agli altri. Quindi la soluzione di questa mattina del collega non è magari ma il professore ha detto negli ultimi 10 anni negli ultimi 10 anni sono stati tagliati le risorse anche lui, come fate con me quando parlo io. Faccia perché terminare. Non vorremmo mai togliere l'audio a nessuno, quindi Ciocca aspetta un secondo, facciamo concludere. Scusi, io posso completare? Certo, posso completare, perfetto. La soluzione quindi del collega non è quella di mettere i soldi di nuovo, come abbiamo fatto con i governi Conte, sulla sanità. La soluzione è temporeggiare e prendersela con l'Europa. Ma la domanda che io faccio è: questo governo
La linea che sta portando avanti sui poveri, abbandonando la fascia debole del paese, con l'autonomia, abbandonare le regioni debole sul paese, cioè non vi rendete conto che lo sta facendo anche in sanità? Vuole non far curare e abbandonare i cittadini che non si possono permettere le cure e favorire solo la sanità privata, mettendo in condizione solo i cittadini che hanno i soldi, allora, di curarsi. Ciocca, cioè, si tenga la replica, se la tenga un attimo. Uno, vada. Governi Conte avevano invertito il trend negli investimenti in sanità. Dopodiché questo governo li ha fatti riscendere e 3 miliardi in sanità non sono nulla, se consideriamo che avete ipotecato un ministero per fare un ponte da 15 miliardi di euro. Dopodiché, ragazzi, i dati da soli non valgono niente, ce l'abbiamo detto, la spesa sanitaria vale soltanto se paragonata al PIL. E io vi riporto a quel dato in cui la spesa in rapporto al PIL, l'Italia purtroppo non eccelle. Professor Garattini.